Ehi, compalfo, buon pomeriggio, Oggi è una bella giornata. Sono belle, cioè, sto facendo bella oggi. Abbiamo il mare alle spalle. Sì, bellissimo oggi. Ascolta, ma ti vedo già abbronzato, ma che siamo da fare? Io vengo il pomeriggio qui, mi faccio la passeggiatina e recito il rosario. Ah, recito il rosario. Però sono un paio di giorni, no? Che mi hanno attirato questi simpaticoni qua, perché l'ho richiamati al dovere cattolico della Pasqua. I bocciofili? E mi hanno coinvolto a giocare a bocce. Sono due giorni che vengo a giocare a bocce. Sono due giorni che stiamo qui. Quindi tu sei venuto qua per redimerli, come si suol e dire. E mi hanno invece catturato, mi hanno catturato nel loro peccato. Ti hanno catturato. E molto singurdunete. Sì, come dice Mario. Mario talmente catturito questo. Mario, aspetta, fammi girare. L'hanno talmente catturito che si è ingordunete all'aiuto. Ma ingordunete, Mario, che significa? Ingordunete significa tanta cosa, cioè non è che ingordunete solariamente. Tutte le cose che ti piace, che poi persiste, cioè nel senso che tu ci vedi sempre. Ci arrivi l'ammazzo. Che significa ci arrivi l'ammazzo? Ci arrivi, ci ritorno perché ti piace. Ti sei ammazzato, ecco, ci arrivi l'ammazzo. Ma se ti sei ammazzato dopo diventa continuo. Ecco, quindi ci arrivi l'ammazzo, se ti piace ti sei ammazzato. Se ti piace la girata, sei ingordunito. Quindi con buon Alfonso. Sei ingordunito dal rioco del bocco. Con buon Alfonso, ti sei ingordunito dal rioco del bocco. A me è sempre piaciuto giocare a boccia, a me piace più giocare sul liscio. Qui non sono molto pratico, anche perché devi tirare sotto mano, io non so tirare sotto mano, allora lancio le bocce certe volte molte corte. Ma do coia a coi? No, non è che do coia a coi, poi dopo questo non sono... Gasta in gara? No, sono giocatori incalliti, nel senso che vogliono vincere, ma tutto schiappone, da vista greta, compà. Vabbè, arriviamo un attimo, mamma. Mario, allora, con buon Alfonso, mi sei ingurdunito. Sei ingurdunito alle bocce. Però che lei non si ingurdunisce. È me che si ingurdunisce a cacchiatra la cosa. Si può ingordunare qualsiasi cosa. Se si può ingordunare, ma non lo diciamo. A che cosa? Ormai è stata. Perché non è bravo. A stetare, te lo compuoi. Cioè, io non si può ingordunare, ora. Si ingordunisce. Che ne so? Alle chiospe, diciamo. Alle chiospe. Noi diciamo in diale. La chiospe che sarebbe? La chiospe. Era bella, una bella ragazza. Donna, una bella ragazza. Io non si può ingordunare pure anche le femme. È diciamo. La chiospe che sei. Si può ingordunare. Guarda, è ingordunare il ciumo. Ci sta che si ingordunisce però pure anche le quadrine. Alle quadrine. Ah, quadrine, lo magna. Che si ingordunisce alle yoga. Che si ingordunisce al magna. Cioè, qualsiasi cosa io ne. Si può ingordunare. Oggi si chiama. Dipendente. Ludodipendenza. Diciamo una cosa, compa, per concludere. Sì. Mi siete messi un po' distanti. Sì, mi tocca mettermi un po' più vicino. Io e l'amico Mario, diciamo una 45 cosa, anni ci conosciamo. Diciamo una cosa per concludere. Che mentre prima la gente si ingordoneva, anche a quel fatto che diceva Mario, per esempio, che questi signori che stanno qua, che sto riprendendo, si ingordunito alle bocce. E tutte le ore. Sì, ma loro lo fanno proprio per... Si ingordunito alle bocce. Pure d'inverno vengono, sono talmente appassionati. Sei talmente ingordunito. Quello che stiamo cercando, almeno da un paio di giorni, li sto coinvolgendo, a fare quello che facciamo a Capracotta noi, quando io vado quei 15 giorni là. Insieme al gioco delle bocce portiamo un panino, una brozza, un po' di vino. Allora siete pure un gordonetto, ho scoperto che la maggioranza di questi sono di Rocca di Carpineto Sinello, dove fanno la porchetta buona, ma soprattutto le ventricine buone. Sì. Mo li sto convincendo che io ci metto la prossima settimana un po' di formaggio di capracotta, d'utrecce, nucace cavallo, scamorz, e loro cacciano la roba loro. Vediamo se si può fare questo gemellaggio. Oltre a ingordunere, siete pure un gordonetto. Facciamo una merendina verso le 5:30, le 6, tanto dopo. Comunque, tornate un attimino a Mario per concludere con Mario. Cioè, che hanno lobby, utilizzi il lobby delle bocce. È una passione. Quindi che sta è che sei ingordunito alle bocce. Sei ingordunito, ma non frega.
io di fatto d'inverno quando è che fai a scrivere presto non andare all'uoscia che sta facendo lì c'è il pondino quindi praticamente chi si incurdunisce a qualcosa non a quello fatto che si mette detto prima cui si chiama hobby. L'angurdunese ciao l'angurdunese molte volte è hobby però io non si può incurdunire lo magnato si può incurdunire tra le varie cose che uno si può incurdunire gli hobby pure se incurdunete a qualcosa giusto per dire qualcosa grazie amici ci vediamo ciao. Ciao. Oh, ciao.